C'era tantissimo tempo fa un mondo veramente, ma che cazzo sto a dire? Cioè, ci sta ancora, ringraziando a Dio. C'era comunque, cioè, vabbè, c'è questo mondo bellissimo, un mondo magico, un mondo dove si torturano i bambini, si sparano le persone. La mattina invece di dire buongiorno tiri quattro insulti in paradiso, ma comunque un mondo veramente magico, un mondo in cui nessuno sognerebbe manco nei peggiori incubi ti sogni di nascere in questo mondo. Un mondo dove tutto quello che fai diventa la più grande cazzata della tua vita. Un mondo dove i tuoi sogni vengono buttati nel cesso e poi ci viene diarreato sopra. Un mondo veramente di merda. Quindi avventuriamoci in questo mondo fantastico. Assaggiare i miei fagioli alla pechinese. No, 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 nessuno i fagioli norvegesi. Dai, guardateli. No, 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 no. Dai, fidatevi. Guarda, guarda sti fagioli. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Oh, porca. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Ah, porca di quella puttana. Minchia, si suda sotto quel casco, ma si suda malissimo. Oddio, cos'è questo? No, ci voglio troppo entrare dentro, ma chissà che cos'è sta roba. Secondo me è qualcosa che si mangia. Madonna, ma è mai possibile che non si trova mai un posto per la macchina? Porca di quella miseria! Dai, Ciro, scassiamoli tutti, tanto a noi che cacchio ce ne frega! Vai! Ah, oggi sarà una bella giornata di merda, sarà una giornata di merda! Porca putt, te l'avevo detto che oggi era il giorno buono in cui scassavo la sveglia una volta per tutte. Porca di quella miseria. Ciao Mela! Ma porca di quella miseria, ci mancavi solo tu, guarda! Mela, una domanda, ma tu dormi col bazooka? Sì, guarda, c'è gente che dorme coi pupazzi, io mi dormo abbracciato un bel bazooka. Ah, minchia, che modo strano. Che cavolo vuoi? Dai, sentiamo. Ah, ma perché già sapevi che io ti stavo venendo a cercare qualcosa? Che vieni qua e mi cerchi qualcosa, io lo capisco subito, perché tu quando vieni qua c'è un atteggiamento molto gentile. In che senso? Invece di insultarmi come fai tutti i giorni, vieni qua e dici ciao Mela. Ah, cacchio, hai scoperto la mia tecnica segreta. Dai, che cazzo vuoi? Ho bisogno di soldi per quelloissimo, ma proprio minuscolo, ma proprio microscopico. Dimmi che cazzo vuoi? Voglio 600 euro per una tuta. Che cazzo di tuta è? Che è Giorgio Armani? Che cazzo è Gucci? Ma non una tuta per mettersi addosso per uscire, una tuta corazzata. Ma tu mica fai il cavaliere! Dai, Mela, per favore, dai, è l'ultima cosa che ti chiederò per il resto della mia vita. Non è vero, domani mi cercherai qualcos'altro. Esatto, ma vaffanculo, va. Ok, Mela, allora facciamo così: se tu non mi vuoi dare la tuta, me la prenderò da solo. Vaffanculo! Aia, sei un coglione, sei un coglione. Ah, eccoci qua, adesso mi faccio una colazione come io comando in questa casa. Ma faccio una di quelle colazioni che solamente a vederle ingrassi di 300 kg. Una colazione stupenda. Latte e cereali, andiamo. Ah, che bella aria fresca, senti questa brezza mattutina sulla faccia. Ah, stamattina non c'è niente che mi può far passare proprio la voglia di vivere. Questa sarà proprio una mattina spettacolare. Oh, ma tu che cacchio fai? Ecco, appena l'ho detto, è apparso Ciccio Panza. Che cavolo stai a dire? Oh, mi devi subito dare una mano, assolutamente, perché tu ieri sera hai sporcato tutto. Ma se io ieri sera manco stavo in casa, cioè stavo in casa, ma stavo dormendo, che cacchio ho fatto? Ah sì, hai preso un bidone dell'immondizia e me l'hai lanciato dentro la finestra.
Ma non è vero, ma tu dici solo stronzate per farmi cacciare di casa. Ah sì, e come si ritrova quel bidone dentro la mia stanza da letto? Adesso voglio che vieni subito in casa mia e mi dai una mano a pulire quel casino. Perfetto, stavo dicendo, niente mi può rovinare questa bellissima mattinata. Ho bisogno assolutamente di quella tuta. Devo avere subito quella tuta, altrimenti io smetto di vivere. Devo avere quella tuta, devo arrivare al negozio prima di tutti. Porca miseria, ma sta macchina non può andare più veloce. Madonna mia, perché c'è uno stronzo sul parabrezza? Porca miseria, ho bisogno di quella tuta. Perfetto, eccomi arrivato. Signore, mi scusi, mi dica, per caso ha ancora una di quelle tute corazzate che ho visto nella pubblicità? Sì, certo, le tengo ancora. Perfetto, mi porta a vedere subito dove si trova quella tuta che la pretendo. Ah, che bello, oggi è proprio una giornata abbastanza tranquilla rispetto alle altre. Ah, proprio tranquillissima. Chissà che avventure ci attenderanno. Secondo me ci attenderà un'avventura di merda. Ecco, di merda. Perfetto, ora vado al supermercato prima che ammazzano il commesso. Trendi manco la pasta e lenticchie, posso fare oggi. Perfetto, eccola qui. La tuta corazzata di ultima generazione, fatta per tutte le età a partire dai 3 mesi in su. No, vabbè! È spettacolare! È la cosa più bella che non ho mai visto in vita mia. Esatto, il prezzo non è manco molto elevato. 600 euro. Ah, sì, 600 euro. Quindi la vuole pagare con carta o contanti? No, sinceramente c'ho i miei metodi per pagare. Madonna, sei scomodo a camminare con sta cosa.